Sabati io vado a portare la biancheria pulita e a ritirare la biancheria sporca. Nel pacco della biancheria pulita che porto, io metto sempre dentro una scatoletta con qualche cosa che penso possa farle piacere. La mamma di Gianfranco, Ersilia, ha 94 anni ed è ospite al Pio Albergo Trivulzio. Lei per fortuna sta bene. Gianfranco la sente una volta a settimana in videochiamata. Ho chiesto all'infermiere che c'era vicino a lei se avesse fatto già il tampone e mi hanno detto che ancora non l'ha fatto. Il problema qual è? Che il ritmo con cui fanno questi tamponi, secondo me e secondo molti parenti, è troppo basso, perché 100 tamponi al giorno, come dice, non è sufficiente per una struttura integrata dove ci sono 1.000 ospiti. Gianfranco ha promosso una petizione online a cui hanno aderito 70.000 persone. La situazione delle RSA va presa d'assalto con una task force, secondo me, di medici che rinforzino e aiutino quelli che già ci sono. Ad accendere i riflettori ormai un mese fa sul dramma delle morti al Trivulzio è stata la denuncia di Rossella Del Curatolo. Abbiamo richiesto che anche le RSA utilizzassero appunto i DP di base per tutelarsi, sia gli operatori che i pazienti. Ci è stato detto che non era necessario perché i pazienti non erano positivi e che l'utilizzo delle mascherine poteva solo creare allarmismo. La dirigenza del PAT ha sempre dichiarato di aver rispettato i protocolli di sicurezza e di non aver mai accolto pazienti Covid positivi dagli ospedali, cosa consentita dalla delibera regionale dell'8 marzo. A metà marzo, però, qui al Trivulzio sarebbero stati trasferiti 17 pazienti dall'ospedale di Sesto San Giovanni. L'azienda ha dichiarato che non c'entrava nulla, 17 pazienti, che non c'entrava nulla con il Covid, che non erano positivi, era giusto per liberare l'ospedale, ma erano pazienti normali. Quindi noi non possiamo saperlo, ovviamente, i tamponi a queste persone non sono state fatte.